3 ottobre 1984, ritorno del primo turno della Coppa UEFA di fronte Inter e Sportul Bucarest. L'Inter deve ribaltare lo 0-1 dell'andata per potersi qualificare. Schiera Zenga, Bergomini, Baresi, Mandolini, Colovati, Ferri, Pasinato, Sabato, Altobelli, Bredi, Rummenigge, Castagnera l'allenatore, mentre l'arbitro della gara è il signor Fredriksson della Federazione Svedese. Fanno l'ingresso in campo le squadre, l'Inter in casacca nerazzurra, vedete la squadra avversaria in maglia bianco-nera o giù di lì, e l'Inter dunque, dicevamo, deve ribaltare lo 0-1 dell'andata per potersi qualificare al secondo tour. Vedremo se la squadra di Castagnera ce la farà. Rummenigge e Altobelli sul dischetto del centrocampo, il gioco iniziato, Pasinato subito in possesso di palla, il passaggio per Rummenigge che esplode il suo destro, la parata splendida in respinta da parte dell'estremo difensore dello Sportul Bucarest, Speriato. Inter scatenato in attacco con Bredi, il cross, poi non arriva a mettere in rete, in scivolata Altobelli, la palla va sul fondo. Cerca in qualche modo lo Sportul di alleggerire la pressione nerazzurra, una conclusione centrale che Zenga non trattiene e poi recupera in un secondo tempo. Ancora l'Inter, ancora Bredi per Altobelli, esce il portiere male, si ritrova la palla tra i piedi di Altobelli, evita un paio di avversari, poi sul ritorno del portiere esplode il sinistro, la palla però è alta sopra la traversa e quindi fallisce l'opportunità clamorosamente l'internazionale. Vedete, spillo Altobelli, ancora lo Sportul Bucarest che prova la conclusione, Zenga vola ma non trova la palla, per fortuna sua la sfera va sul fondo ed è ancora l'Inter che cerca l'attacco. Rummenigge tenta di favorire Altobelli, viceversa lo sfavorisce allungando la traiettoria del pallone che va sul fondo. Bergomi sulla tre quarti campo fa molti metri da solo, poi esplode il destro, la palla non altissima del resto sopra la traversa. Siamo nel secondo tempo, il risultato è di 0-0. Bredi, calcio di punizione a rientrare, Rummenigge, colpo di testa centrale, la parata di Speriato. Ancora la formazione rumena che prova questa conclusione, ancora Zenga non trattiene, respinge, però è sicura la difesa dell'Inter che allontana. Di nuovo un cross dalla destra, questa volta da parte dell'Inter, un colpo di testa di Mandolini, la palla di poco alta sopra la traversa, si dispera, si arrabbia Andrea Mandolini, poi è ancora l'Inter che con Baresi viene in possesso di palla, un assist per Rummenigge, il tiro un po' fiacco, raso terra, parato facilmente da Speriato. Calcio di punizione, Rummenigge, una parabola a rientrare, un tiro d'effetto a rientrare, ma la palla va comunque fuori. Si cambia schema, Bredi, Causio e Rummenigge sul pallone, poi è Bredi che parte, traiettoria velenosa ed è il gol dell'1-0 al 68esimo. Gol su calcio di punizione da parte di Liam Bredi dopo il tocco di Causio ed è l'1-0. Con questo risultato l'Inter andrebbe quindi ai tempi supplementari. Un primo sforzo è stato raggiunto da parte della squadra nerazzurra, si felicitano i giocatori, esultano ovviamente i tifosi, ma c'è ancora da segnare un gol per potersi qualificare. Intanto è lo Sportul che prova la conclusione, Zenga è sicuro questa volta sulla conclusione, calcio d'angolo, arriva Rummenigge come un ariete di testa e segna il gol del 2-0, è il gol che è segnato all'84esimo, è il gol che permette la qualificazione. Vedete Castagner che va in campo con tutta la panchina dell'Inter, l'arbitro Fredriksson sembra indispettito, allontana tutti, non vuole che si abbracciano i giocatori nerazzurri perché pensa che si possa perdere del tempo prezioso. Rummenigge e Causio ancora abbracciati, ora l'arbitro si avvicina, l'Inter batte lo Sportul per 2-0 e quindi passa il turno ribaltando lo 0-1 dell'andata.